No, non è la priorità del Paese, nel senso che per rispondere alle priorità del Paese, come lavoro, economia, giovani, famiglie, pensionati, occorre darsi un funzionamento delle istituzioni che sia efficace e che funzioni. Altrimenti noi politici siamo abituati a fare una cosa, ad avere sempre degli alibi e sempre colpa di qualcuno o di qualcun altro per cui non diamo risposte.